Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati su Miitopia dopo tantissimo tempo. Vi invito a lasciare un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto e lasciate un bel hashtag Miitopia se volete un cuoricino. Bene ragazzi, se non erro dovevamo andare dentro al castello. Noi ci andiamo, vediamo che cosa ci succede. Andiamo! Per tutte le papille gustative, che delizia, che sapore delicato! Con giusto una punta di dolcezza, persino il gusto è una meraviglia. Come una raffolta rietta che carezza le verse. Ma che cacchio. Oh salve, buongiorno. Mi presento, sono Gerald, il gourmet nomade. Ok. La cucina di altissimi livelli mi esalta oltre ogni misura. Devo assolutamente condividere questa gioia con te. Ah, grazie. Tre torti di formaggio, grazie, buon appetito, grazie anche a te. Vabbè, dopo questa fetta di torta andiamo a gustarcela. Ok ragazzi, Belz mi ha chiesto di comprare una padella a ciambella. Va bene. Re, il monarca di Verdalboria, amato dal popolo e gran mangiatore. Ok. Principessa, l'unica figlia del re, bellissima e afflitta da un amore segreto. Principe, è fidanzato dalla principessa, arrogante e mammone. Rampollo, cresciuto con la principessa, amore la vede solo di rado. No, che ci metto? No, ma chi ci metto? Abbiamo creato una principessa e l'abbiamo chiamato Ulisse! Ok, abbiamo creato il principe mammone arrogante, l'abbiamo chiamato Thunder. Poi il rampollo l'abbiamo chiamato Marcus Kron. Poi si assomiglia, però non è uguale. E ora ci manca il re. Non so cosa metterci. Ed infine, ragazzi, il re. Quit. Non so che metterci, sinceramente, mi sono venuto tutti a caso. E quindi va benissimo così, sinceramente. Ho fatto un mistuglio qua, beautiful, non lo so, non so cosa significherà qua, beautiful. Andiamo avanti, vediamo un po' che cosa ci attende, perché tra Quit, Thunder, Ulisse e Marcus Kron non so che cosa va a finire. Oddio! Madonna, Quit! Veramente, a cosa devo il piacere della tua visita? Il duca del male ha attaccato la città di Verdalboria, va bene. E sì, sarebbero impossessati del voto gli abitanti, dici? Di tutte le storie. Oh, ci ho schiacciato troppo velocemente. D'accordo, no, hanno rubato il voto del re Quit. Poveraccio. Dai, non ci credo. E guarda dove sta, cioè, ma se forza. Date. Andiamo a recuperare il voto del re Quit? E per forza. Partenza, ragazzi, dobbiamo andare a recuperare il voto del re Quit. Le banane sono buonissime. Così morbide, così appiccicose. Dolci, ma non troppo. Potrei mangiare tutto il giorno. Tutti i giorni. Va bene, questa cosa sta degenerando. Allora andiamo avanti, dai, che dobbiamo andare a salvare il volto di Quit. E talpa. Nuovo mostro, ragazzi. C'è una talpa. Quindi vuole fare colpo su Belt. E la talpa ancora viva. Fai attenzione. Grazie. Bravi, bravi, così vi voglio. Tanto Belt prova la sua padella ciambella. A riprovarci un'altra volta. Madonna, ragazzi, io. Che team. Allora, ancora alla ricerca del volto del nostro caro re Quit. Abbiamo trovato una cazza. Microfono con fiocco. Per Quimper. Vediamo un po' se. Sì, aumenta l'attacco. Quimper ha il nuovo microfono. Un'altra cazza. Ho ottenuto un tagliando, perfetto. Più tardi o nella prossima puntata apriremo tutti i taglianti. Forse siamo arrivati dal nostro re Quit
riprendere il volto del nostro requinto, perché veramente dovrebbe essere questo il punto, dovrebbe, non sono sicuro. Vediamo che cosa ci porta in questa avventura. Pezzo vuole bene a Quinfer, fa piacere. Anche Singer vuole bene a Quinfer, fa piacere. Eccoli qua. Tutto bene voi due? Sì, tutto bene. Eccoli qua. E Singer e Bells sono gelosi. Nel viaggio succedono cose strane. Che Hilda saltella così mentre Quinfer dorme. Che cazzo è? No, Quinfer, noi queste cose non le facciamo, vero? No. Cosa è successo? Si sono fermati. Ah, ok, ormai è ora di dormire. La zona non sembra particolarmente sicura. Sarebbe meglio che se qualcuno rimane in piedi. Chi rimane là a fare la guardia? Quella tremerella che ho, non sarà un problema tenere gli occhi aperti. Allora, sinceramente non so chi vorrei mettere, però mettiamoci me. Oh, esci da Quinfer. Un momento, non è ancora mattina? Io fecero la guardia ma nel silenzio più completo. Che affinità, oh. Avvertimento, va bene, intanto aumentiamo anche l'affinità per le nostre battaglie. Però penso sta succedendo qualcosa. Ah no, è mattina, perfetto. Così, infine giunse l'alba. Buongiorno a tutti, buongiorno, voi vi siete riposati? Cacci vostra, troviamo una cazza, 400 money. Venga, sono tanti, eh. Però vogliamo trovare una locanda, vabbè. Puoi visitare la stanza di Quinfer. Hildan, perché? Ho cambiato i gruppi e Hildan e Quinfer svicciano. Vediamo un po' che cosa hanno da dire. Hildan ha comprato un regalo. Oh! Vediamo che cosa gli ha comprato. Ecco, ho qui una cosina per te. Spero che ti piaccia. Va bene, Hilda ha fatto un regalo a Quinfer. Cosa per me? Qua sopra. Questo stesso regalo che aveva fatto Esi. Questo è copiare, questo è copiare. Tanto aumentiamo la nostra affinità a livello 4. Livello 4, va benissimo. Consolazione, va benissimo. Però questo è copiare. Oh! Bells ha visto tutto e anche lui vuole bene a Quinfer. Bells è geloso di Hildan. Bells, non si fanno queste cose. Oh, abbiamo trovato finalmente il volto di Requit. Qualcuno mi aiuti, ti aiutiamo, non ti preoccupare. Madonna. Quel colosso Golem Quit. Mi dà tanto che Quit quando ci vediamo a Rabbids mi fa tanto così. Va bene, dai Singer. Madonna, 15 danni. Questa la faccio con tutta normale senza accelerare. Vai, vai. Madonna, beh. E padella. Madonna, la sciottata. Mamma mia! Azione 1 a 2, consolazione! Ebbene, Singer! Aumenta sempre di più. Allora, riportiamo in vita la Bells. Perfetto. Ok, abbiamo fatto... Madonna santa! Vai, sì! La spaccate! Madonna, i danni che fa! Mangia Bells, recupera vita. T'ho già rezzato una volta e più di quello non lo posso fare. Però bello resistente, eh. Guittolo, sei resistentissimo, eh. Vai,
Hi Belch, una padellata, una microfonata. Oh Bitz, vai un'altra padellata. Dai 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 Belch, una padellata di ciambella. 14 danni. Dai, ti proteggo io. E che danni che fa, prego. Prendi le botte però. Oh mena. No, ti proteggo io. Aia. Belch, dammi una cura, ti prego. Le patelle sono fatte anche per tu. Ah, vabbè, ma mangio una banana. Sì, sì, va bene, va bene. Non ci avevo pensato alle banane. Dai, sì. Oh, dobbiamo ucciderlo. Forza. È tosto. Sta mangiando tutto, Ildan. Vabbè, che c'avevo fame, però basta, tu. Dai, Guarda che tosto. Ma non muore. E muori. Oh, troppe banane è stata a mangiare, Dove fa male allo stomaco? Tanto Belch si cucina qualcosa da casa e giustamente. Va bene, madonna, sempre a loro? No, oh, ha cambiato. Aie, stai bene? Winfer. Dai, su, dobbiamo... Non ho più banane. Azione gentile, dono. Ecco a te, ti farà bene, grazie. Ah, gli ha dato la banana. Pensavo che potesse fare una cosa del genere. Dai dai, è quasi morto. O almeno spero. Dai, oh, Peter, sei duro, Dai, dai, Ivan, fai male. Fatto, però, oh, ancora ancora non crepa. Guarda, non crepa, raga, è tosto, Riesco, e basta fare consolazioni, basta! Picchiate, dovete ammazzarlo! Dai, si mangiare sta caramella e tiragli un fulmine che fai più male. Oh, mori! Te la dai da mangiare? Ehi, grazie, Belch, molto gentile! Però stiamo... ce la stiamo cavando piano piano. Dai, Winfer! Oh, non crepa, non crepa. Come crepa? Nuova abilità. Sogni d'oro. Questa mi mancava. Ah, è vero, questa era la puntata scorsa. Faceva recuperare vita a qualcuno. Ah, sì, 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 è vero. È verissimo. Però, morendo. Aia. Mori. Finalmente! Madonna, oh, è tosto, Non ho ancora tutto nero, vorrei vedere! Abbiamo massacrato le botte! Mamma mia! Solo qualche graffio, sei morta una volta sola! Il volto del re ha fatto ritorno nel castello. Una locanda! Ma state vedendo? Ragazzi, vediamo questa cosa... E poi ci fermiamo. Serve più disciplina. Salviamo questo mondo. Sotto con l'allenamento. Ora regalami si sta rafforzando. La verità è che Quinfer non farebbe mai una cosa del genere. Bene ragazzi, noi ci fermiamo qui veramente perché la registrazione è veramente lunga. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, lasciate un bel hashtag Vitobia se volete un cuoricino. Noi ci vediamo nel prossimo video.